Ha mandato fuori che hai visto la fine partita. Non ho capito. Ha mandato fuori che hai visto la fine partita. Sì. Ti si era mettato immagino per l'ultimazione. No, ho solo detto c'era un blocco grande come una casa. Quindi non l'ho offeso né usato parole forti né toni maleducati. E già mi aveva ammonito in precedenza senza che avessi detto assolutamente nulla. Perché ero uscito leggermente dall'area tecnica, quindi poi alla fine mi ha espulso. Blocco su Arini, avete protestato per quello? Sì. Vista una partita che sembrava indirizzata e poi incredibilmente ha svoltato. C'è grande rammarico, grande rabbia da parte mia perché abbiamo fatto 36 minuti perfetti. Come l'avevamo preparata, andando in vantaggio due volte, avendo due occasioni per fare il 3-0, anche il Pisa ha avuto qualche occasione ma un po' sporche, e naturalmente l'episodio che ha permesso al Pisa di rientrare in partita, poi inizio ripresa la dice tutta sul nostro momento mentale, perché in 8 minuti abbiamo vanificato un ottimo primo tempo, permettendo al Pisa addirittura di portarsi in vantaggio, e poi sul 3-3 la partita è stata molto aperta, credo anche bella, perché comunque tutte e due le squadre volevano vincere, e nel finale gli ha detto bene al Pisa, perché poi siamo rimasti in 10, e subito dopo quella punizione purtroppo il Pisa ha fatto il quarto gol. Due squadre che dal punto di vista dei risultati ultimamente erano un pochino in difficoltà, si aspettava che se ne potesse venire fuori una gara del genere molto aperta, insomma. Lo sapevo perché il Pisa se la gioca sempre a viso aperto, è una squadra che ha grande fisicità, corrono tantissimo, sono micidiali nelle ripartenze, nelle transizioni, questo lo sapevamo, quindi siamo stati bravi, soprattutto nel primo tempo, a limitarli. E, ripeto, è un peccato non essere andati a riposo col doppio vantaggio che l'avremmo meritato, come minimo. Poi, ti ripeto, il Pisa... anche nei cambi ha trovato quella freschezza che invece noi non abbiamo avuto. La classifica quanto preoccupa adesso? La preoccupava prima, preoccupa adesso, ma soprattutto preoccupa la sconfitta e preoccupa proprio la fragilità mentale di questi ragazzi che sanno di aver dato tutto oggi, ma questo tutto purtroppo ha portato a casa 0 punti. Si può parlare di suicidio, tra virgolette? Chiamalo come ti pare. sì, perché ti ripeto, al 35esimo, 36esimo, sembrava che da un momento all'altro potessimo fare il terzo gol, stavamo rischiando poco o nulla, la squadra stava giocando benissimo, stava interpretando bene la gara e purtroppo l'errore che ha permesso al Pisa di accorciare le distanze naturalmente ci ha fatto ripiombare insomma nelle paure e quindi veramente è stato un vero suicidio oggi. Hai visto anche qualche volta positiva, nel senso delle tante occasioni create, il gol di Deli che lei ha fortemente voluto creare la Sacremona, poi l'ingresso anche di Gaetano, un paio di considerazioni su questo e anche sul mercato che si è chiuso oggi con un'ultima acquisto. No, ti ripeto, le cose positive sono i primi 36 minuti, il fatto che la squadra comunque anche sul 3-3 fino alla fine ha cercato in tutti i modi di andare a vincere questa partita, rischiando qualcosina nelle ripartenze perché il Pisa in questo è tremendo. Però, ripeto, quando poi non riesci a portare a casa punti addirittura, non dico vincere, ma a quel punto anche un punto avrebbe fatto comunque classifica, visto come era andato l'andamento della gara, e non avresti perso, e insomma questa è una brutta batosta. Per quanto riguarda il mercato, i ragazzi giovani, promettenti. Sì, ripeto, abbiamo cercato di rinfrescare un po' l'organico, di mettere delle caratteristiche che ci servono per cercare di avere determinati qualità o all'inizio gara o durante la gara e quindi da domani insomma saremo questi fino alla fine della stagione. Poi il 4-3-2-1 che abbiamo visto oggi sulla seconda volta consecutiva è questa insomma un po' la base anche oggi ha dato appunto spunti positivi anche a livello di
pericolosità offensiva, quindi... Sì, ripeto, abbiamo cercato di cambiare qualcosa per dare un po' più di forza all'attacco, di essere più propositivo, nello stesso tempo cercando di mantenere il giusto equilibrio. E quindi ripeto, andiamo ad analizzare con lucidità in questi giorni la gara, cercando di prendere gli spunti positivi e ripartendo da quelli. Grazie. Ecco, mister, l'ultima domanda. Adesso arrivano due trasferte di fila, perché c'è Crotone e poi il recupero di La Spezia, e c'è un po' questo tabù da sfatare che l'anno scorso si era riusciti, perché la vittoria di trasferta manca da quando lei vince a Venezia ad agosto. Quindi bisogna ripartire, però prima di tutto bisogna sconfiggere questo tabù che adesso è un po' che sussiste. Sì, ma ti ripeto, per me in casa o fuori casa non cambia nulla per come preparo le partite. Lo sanno i ragazzi, e quindi dobbiamo andare a Crotone naturalmente cercando di fare la nostra partita, sapendo che affrontiamo una squadra di grandissima qualità, ma che anch'essa negli ultimi periodi ha avuto qualche battuta d'arresto, soprattutto in casa, e quindi dobbiamo essere bravi adesso a archiviare e non mandar giù, insomma, mandar via le scorie di questa sconfitta, cercando di ritrovare dentro di noi quella forza e quelle energie per andare a fare una prestazione importante a Crotone. Grazie. Buonasera.